cari cittadini, chiudiamo questo nostro quarto comizio. Io vi saluto dicendo che noi di Porte Aperte renderemo più partecipata l'amministrazione, facendo tesoro delle indicazioni che ci fornirete proprio voi, favorendo incontri pubblici e pubblici dibattiti. Eviteremo così che vi siano colonnelli e generali chiusi nel loro palazzo. A decidere in maniera incontrastata sulle sorti della comunità. Tra le nostre priorità c'è il rispetto della legalità e la difesa di ogni cittadino. E tutto ciò verrà ottenuto attraverso una politica amministrativa equa verso tutti. Cittadini, devo ancora una volta però mettervi in guardia, perché persone in modo molto scorretto vogliono tagliare le gambe al nostro movimento. Diffidate da chi slealmente diffonde tra la gente false notizie nei nostri riguardi. Alcune persone dicono che voti dati alla coalizione Porte Aperte sono voti persi. Vi assicuro che stiamo girando molto fra la gente e nelle case di tutti i sansostesi. E vi assicuro che c'è in atto una vera rivoluzione. Bravo! E il lunedì 7 maggio ci sarà una bella sorpresa. La gente sta trepidando dalla voglia di vedere amministrare i giovani di Porte Aperte, la vera coalizione del rinnovamento, la lista della libertà, della trasparenza. E vi invito a fare parte anche voi dei nostri sostenitori. Liberatevi da ogni condizionamento. Amici, votate, votate e fate votare la lista civica numero 3 Porte Aperte. Io vi ringrazio per la partecipazione, vi saluto, vi do l'arrivederci a mercoledì 2 aprile e adesso vi invito a venire tutti in sede al rinfresco per stare con noi. Grazie, arrivederci. Scusate la puntualità, 19:00, grazie.